Pronto? Sì, pronto, salve. Farmacia? Sì. Mi scusi il disturbo, volevo sapere se avevate un prodotto. Dica. Avete il Purcaria? Il? Purcaria per i piedi. Per i piedi. Purcaria. Sì, serve per l'inframezzo delle dita dei piedi. Come è scritto? Purcaria. Vuole lo spelling? No, sì. No. P come po. U come unter. Ok. R come render. Sì. C di Cender. Sì. A di Arianna. Sì. R di Ron Bertor. Cos'è? Sì. I di Ittiti. A di Alla. Purtroppo mi viene a fare lo spelling solo con divinità etrusche. Cosa? No, non ce l'abbiamo. Tra l'altro non me lo dà neanche, quindi si vede che c'è la parola non è detta, non, c'è, no. Non viene scritta in questo modo. No. Ma Purca Ria separato? Neanche. No, accidenti. Non avete qualcosa di similare per lo sporco dei piedi? No, sinceramente no. Direi proprio. L'unica è capire questo prodotto, che prodotto sia. Vediamo un attimo se magari è scritto in un altro modo. Vediamo. Sì. Leva Crutch? No. No, neanche. Perché poi i medici scrivono in una maniera. Come faccio? Guardi, se vuole venire con la ricetta ci guardiamo. No, adesso per telefono sinceramente mi viene da dire di no. Va bene, allora magari faccio un salto lì. Sì. Perfetto, arrivederci. Grazie. Salve. Farmacia? Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, vorrei un'informazione su un farmaco. Sì. Per sapere se lo avete in casa. Sì. Si chiama Fast Fist Pomata. No. Si chiama molto? Fast Fist Pomata. No. Sia idratante che lenitiva, soprattutto lenitiva. Fast Fist. Che si scrive come Fast ma con la I. Fast Fist Pomata. Per i casi di inserzione. Ma no, non lo vedo neanche codificato a video. È strano. Perché penso che forse sia un nuovo ritrovato. Oh, Fast come veloce, giusto? Esatto. E poi Firenze Imola? E Sampdoria Torino 1-1. Allora. Fast? Fist. La casa produttrice è la Strapon. Oh, ok, guarda, sono primo. Strapon? Strapon, sì. No. Strap trattino on. È diciamo il medicinale che sostituisce quello precedente, che era il Penetrol. Allora, solo che questa ditta qui, Savona, Torino, Roma, Ancona, mi hai detto, vero? Sì, strap come strappare e on come acceso. No, questa ditta qui non è neanche codificata in banca dati farmaceutica. Ah, forse ho scritto male. La farmacia non lo troverai mai. No, perché appunto perché l'urologo mi aveva dato anche la casa farmaceutica apposta. Per me questo o lo compri su internet o ce l'ha qua in esclusiva qualche farmacia. Quindi cosa cerco? Su Google cerco o Fast Fist o Penetrol. Sì, uno dei due, sì. Poi guarda se c'è qualcuno che su eBay o su qualche farmacia convenzionata che riesce a venderlo. Scusi la franchezza, ma cioè se cerco il Penetrol su Google non rischio di prendere un'inculata. Rischia tutto, però il problema è che se l'urologo l'ha segnato, secondo me conosce qualcuno che lo vende. Infatti il mio consiglio è quello di chiamare il medico che gliel'ha prescritto e chiedere dove può comprarlo. Ma perché io fino a qualche tempo fa usavo il braccio dentro, però adesso non lo fanno più perché hanno scoperto che il principio attivo che è il Rettopien diciamo aveva delle controindicazioni, quindi appunto l'urologo mi ha consigliato di rivolgermi alla Strapon per prendere il Fast Fist, capito? Comunque non ce l'ha. Per me lo trovo solo su internet. Va bene, allora cerco su Google Fast Fist. Provi a fare così o altrimenti chiama l'urologo e si fa chiede a lui dove lo può trovare. È il metodo più veloce. No, ma perché perché io ho cercato Strapon su Google, però mi vengono fuori tutti i filmati porno. Non so per quale motivo. Immagino. Però chiami l'urologo che fa prima. Va bene, d'accordo, la ringrazio. Salve. Mamma mia, che professionisti però, hai notato che roba? Che precisione, una roba incredibile. Ci mancava solo che mi consigliasse il trisom e poi eravamo a posto. Lo zoo si ferma e ringrazia una grandissima azienda.
La lavanderia sportiva Greenwash di Fiorano Modenese, che ha regalato i borsoni alla mitica Quasimodo Maschettina. Ma la ricerca non è finita, cari amici. C'è qualcuno che vuole sponsorizzarli con delle tute nuove e fiammanti? Fatevi sotto. Aspetta un attimo, c'è un notizione. Sì, ma proprio è arrivata come una delle veline con questa notizia. Pornhub cerca una squadra da sponsorizzare. È una notizia vera. Sì. Notizia vera. La divisa la voglio rosa con le palle pelose al posto delle scarpe. Cazzo. Allora rispondiamo all'invito di Pornhub. C'è una squadra di basket in Italia. Quasimodo. Formata da persone normali e un nano. Sì. Ma ci sono, guarda che i nani. Sì. Come si chiama quella squadra di basket che fa tutti i numeri? Midget. Pippo, te le faccio io le divise, però le devi mettere. Le voglio tutte rosa, con devi mettere il cappello a forma di cappella e le scarpe a forma di palle pelose. Ti giuro che ti sponsorizzo la squadra. Vengo a vederti, fratello, vengo a vederti.